Professor Cognetti, quanto è orgoglioso di questo premio che le è arrivato dalla Regione Lazio, lei che è stato definito poco fa un cavallo di razza per la medicina? Beh, sono orgoglioso e onorato, avendo io servito la sanità pubblica regionale e nazionale anche per circa 43 anni, e la maggior parte dei quali passati, diciamo, a guidare unità importanti, soprattutto in un settore particolarmente difficile, quale è quello dell'oncologia. Che è cambiata tanto da quando io ho iniziato la mia carriera. Continuo a vedere i pazienti, continuo a collaborare col sistema nazionale e regionale in termini di analisi, proposte per cercare di migliorare la situazione del Servizio Sanitario Nazionale che attualmente si trova alle prese con delle problematiche che mi auguro si possano risolvere presto, anche e soprattutto con l'apporto di noi medici, perché viviamo il 100% della nostra attività con gli ammalati, quindi conosciamo quali sono i problemi e probabilmente possiamo dare indicazioni su parte delle loro soluzioni. Una delle problematiche sono le lunghissime liste di attesa. E come bisogna fare per lavorare perché un malato oncologico non debba aspettare mesi e mesi e mesi per delle visite preventive che potrebbero essere decisive in un percorso di guarigione? Certo, ma il problema delle liste d'attesa come dei pronto soccorsi non si può risolvere affrontando esclusivamente questi problemi. Bisogna affrontare i problemi alla radice. C'è un sistema purtroppo che nel corso degli anni, 10-15 anni, si è via più impoverito. Noi abbiamo nel nostro paese una carenza di medici specialisti negli ospedali enorme, abbiamo una carenza di infermieri enorme. Abbiamo un numero di posti letto di degenza ordinaria e terapia intensiva molto basso rispetto agli altri paesi d'Europa. Bisogna investire di più in sanità perché il nostro paese investe una piccola parte del PIL rispetto in una posizione assolutamente di retroguardia rispetto agli altri paesi europei e soprattutto dell'Europa occidentale e agli altri paesi dell'OCSE. Quindi i dati sono a confermare queste carenze e quindi bisogna un attimo pensare che la sanità non è solamente un costo, bisogna supportare ma sostituire probabilmente alcuni ragionieri che si occupano di sanità con persone che di sanità ne capiscono a tutto tondo, non solo per valutare entrate e uscite. E quindi penso che la politica debba, non dico fare un passo indietro, assolutamente alla politica, poi alla fine alla politica spettano le decisioni, spettano gli indirizzi, però le valutazioni spettano naturalmente ai tecnici. Professore, però su questa carenza lei lo scorso maggio ha mandato una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha ricevuto una risposta alla sua lettera? Qualcuno del governo si è fatto vivo dopo le Allora, sue io ho richieste? mandato una lettera alla Presidente Meloni che non riguardava questi aspetti. Questi aspetti li sto curando col Ministro della Salute, ma riguardava invece il problema dell'oblio oncologico, e cioè la possibilità di dare dignità ai malati di cancro, quelli che il cancro hanno superato perché è dimostrato scientificamente per molti di loro che dopo alcuni anni sono certi di avere la stessa probabilità di morire di cancro di pazienti che il cancro non l'hanno avuto e quindi devono riacquistare alcuni diritti fondamentali, quali la possibilità di stipulare un mutuo, di adottare un figlio, di prendere un prestito dalla banca. Insomma, tutti questi diritti che devo dire c'erano 8 o 10 disegni di legge in Parlamento, presentati da singole forze politiche, da singoli parlamentari. Il problema era quello di unificare questi disegni di legge in un testo unico, e questo che ho chiesto alla Presidente Meloni di intervenire su questo. Lei dopo 3 giorni non solo ha fatto un comunicato stampa, ma ha sollecitato le forze di maggioranza e di opposizione a fare questo testo unico e dopo un mese la legge è stata approvata alla Camera all'unanimità, cosa mai successa
nella storia, diciamo, della Repubblica, e adesso, proprio 2 giorni fa, è stata approvata all'unanimità anche al Senato. Quindi questa è una legge su cui la Presidente Meloni ha contribuito in modo determinante, perché è stata estremamente sensibile rispetto al mio appello. L'ultima che le volevo chiedere c'è la situazione del Covid. Prima ne ha parlato qualche scellerato che magari lo sottovaluta, comunque sia, stanno risalendo questi contagi. C'è il rischio che ci sia un nuovo boom durante le feste, durante questo inverno, e cosa bisogna fare? Perché poi durante il Covid tanti pazienti purtroppo non hanno potuto fare le visite di controllo, insomma, ha Certo. scatenato una serie di Certo. conseguenzialità piuttosto gravi. Ma noi come FOCE, la Federazione Oncologica e Cardiologica, abbiamo rilevato una situazione di fatto, c'è un aumento dei contagi che non è sottovalutato, perché purtroppo oggi i test e i tamponi sono diminuiti di numero, ma soprattutto della mortalità. Ci sono circa 300 morti all'ultima analisi alla settimana per Covid, cui corrisponde una vaccinazione assolutamente insufficiente. Erano disponibili alcuni milioni di dosi, 7-8 milioni di dosi già, e altre ne stanno per arrivare. E a venerdì scorso ne sono stati vaccinati 1 milione, soltanto la popolazione over 70 è rappresentata da circa 7-8 milioni di italiani, e poi ci sono i fragili, quindi almeno 15 milioni che hanno bisogno di una vaccinazione immediata. E devo dire che le autorità sanitarie sono andate un po' lente. La vaccinazione, hanno ricevuto le dosi ai primi di ottobre, e la vaccinazione è lenta. Sono stati vaccinati solo 1 milione a fronte delle 7-8 milioni di dosi ricevute, e quindi questo è cosa bisogna fare. Bisogna vaccinare. C'è una remora da parte della popolazione, e i messaggi confusi, non chiari, spesso anche da parte di autorità sanitarie, non aiutano il buon risultato delle vaccinazioni. Professore, solo una per me. L'intelligenza artificiale, come abbiamo sentito oggi, può essere utile più per la prevenzione o per la cura del paziente? Ma direi che è utile per tutto, perché può essere uno strumento decisivo nella scelta anche di cure più appropriate. Sulla valutazione della prognosi di ogni singolo paziente, senza bisogno magari di fare studi clinici prospettici, si può con la telemedicina, con la valutazione di milioni e milioni di dati, trarre delle conclusioni che possono essere valide e utili al paziente che è di fronte.